tutti, bentornati in un altro video. Non ti niente di nuovo in me. Vedi bene? Le luci, avete visto come sono luminosa? Penso, non lo so, non so come sto vedendo, questo inquadrato un po' cesso, secondo me un po' troppo. Sono abituata alle luci, quindi magari devo un po' imparare come giustrarle, però aspettate. Qua, se non deve andare di più, e questa. No, mi andrà più in faccia. Qua dovrebbe andare un poco meglio, non lo so. Non lo so, però comunque sono più luminosa, diciamo che i difetti si vedono molto di più questa volta, io ce l'ho voluta proprio. Vabbè, torniamo a noi, poi imparerò pure a gestire le luci. Allora, come ben sapete, io mensilmente faccio il video dei prodotti terminati, a volte lo divido anche in due, ma dovete sapere che il video di giugno, se ve ne siete accorti, non c'è, ma non c'è. Non perché non lo abbia girato, no, ma al momento che lo stavo andando a montare mi sono accorta che il file era danneggiato, quindi ho perso praticamente 3 ore per nulla. Speriamo questo qui non faccia la stessa fine, è un peccato perché comunque avevo finito un sacco di cose interessantissime. Orbene, adesso io proverò a... speriamo che mi venga bene, adesso... provo a sperimentare queste luci, speriamo che il video si veda in maniera un po' più decente. Allora, per prima cosa ho finito la carta igienica Scottex Style, un pacco da 10 rotoli, insomma, la trama morbida, insomma, mi trovo bene in particolare. Poi ho finito ben 2 pacchi di assorbenti, almeno questo è quello che ho trovato in superficie della busta, l'Inestidea Giorno, questi qui, che sono piccolini, li uso proprio negli ultimissimi giorni, e i Lines E Notte con Ali, voi lo sapete, compro solo questi, perché per me sono i migliori assorbenti in commercio, per quanto riguarda gli esterni, chiaramente. Poi un pacco di fiale Science, infatti devo comprare le nuove, queste qui come ben sapete le uso 2 volte alla settimana per far circolare, per la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, e la uso. Poi un docciagello Sunshine di Nivea a lemongrass, io lo adoro, per me è veramente delicatissimo sulla pelle e non lo cambierei con nessuno al mondo. Ci sono anche Bilboa, uso anche quelli, però qualitativamente questi qua sono migliori e molto 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 più delicati. Questo qua, la fragranza lemongrass, ho usato qualche volta quella al cocco, quella all'aloe, insomma le ho usate quasi tutte quante, mi trovo bene con tutte. Allora, deodorante borotalco, il fresco, per freschezza attiva, buono, diciamo mi trovo bene, non aggiungo nulla di quello che non saprei già. Stessa cosa per il dentifricio anti-erboristeria, ormai mi conoscete, sapete che io li compro sempre di tutte le linee, questo è il Complete and Care. Poi maschera capelli di Ariel, se vi ricordate vi metto qui il video, l'ho comprata al Disney Store qualche tempo fa, era tutta la roba beauty in sconto, questa qui infatti l'ho pagata 1 euro invece di 5, e c'era anche la maschera di Belle, infatti l'ho finita nel mese di giugno purtroppo, quindi però anche se non ho più tra le mani quella lì, vi posso dire che ho preferito la maschera di Belle come profumazione e come principi attivi. Quella lì, se non mi sbaglio, era alla mandorla, questa qui è al cocco. Il profumo di cocco non si sente proprio tanto, invece quella lì alla mandorla
era, il profumo era molto più persistente e durava fino allo shampoo successivo. Invece questo qui, il tempo che tu fai il lavaggio, fai l'impacco, già non senti più nulla. Questa qua è un nì, per quello che ho pagato va anche bene, insomma un euro, però è un peccato che a volte la maschera serve anche proprio per profumare di più i capelli, invece questa è deludente sotto questo aspetto. Non lo so, se la dovessi ricomprare per lo stesso prezzo, ok, se non avessi alternative, però altrimenti no. Vabbè, sto facendo un casino. Questo è il siero che ho acquistato dal parrucchiere della linea Screen Sun Control. Allora, mi sembra il prezzo è tra i 15 e i 18 euro, ora non mi ricordo. Allora, lo uso, si usa chiaramente sotto il sole ed è anche un idratante corpo. Inizialmente questo qui, faccio vedere meglio la confezione nel caso lo doveste comprare dal vostro... nel vostro salone di bellezza preferito, comunque al vostro parrucchiere, ve lo faccio vedere bene. Allora, questo qui inizialmente io l'ho comprato perché avevo ancora i capelli lunghi, pensate un po', non mi piaceva per nulla, ma mi sono resa conto una volta tagliati i capelli che l'effetto si sente e come. Perché io prima non lo sentivo? Perché avevo i capelli talmente rovinati e secchi che praticamente bevevano il prodotto e non sentivo nulla, era come se una persona è talmente dissetata, non beve da giorni e giorni e quindi un bicchiere d'acqua, un litro d'acqua lo finisce in un attimo, giusto per rinvigorirsi un po'. E stessa cosa è successa con i miei capelli, ma una volta tagliati i capelli, quindi una volta tolta la parte rovinata, ho sentito come la differenza ed è molto 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 buono. Quindi soldi ben spesi. Avevo inizialmente, veramente lo stavo bocciando, ma invece mi sono dovuta ricredere. Un bell'otto pieno se lo merita. Allora, carta igienica Wow, Parfum Blue Code, vabbè, una carta igienica pure un po' spesso. Ecco qua, tornando, il Doccia Bronze Bilbo al cocco. E ripeto, è buono, abbastanza, non mi posso lamentare. Tante volte lo trovo anche in offerta intorno ai 2 euro, perché comunque sono doccia schiuma particolari, quindi costano un tantino in più, però valgono tutti i soldi spesi. Però come brand preferisco Nivea rispetto a questo qui, però comunque non lo butto assolutamente. Non lo boccio. Un'altra boccetta di Nivea Love Sunshine, questo qua. Vabbè, no, ho fatto già prima la recensione, quindi vado avanti. Un altro pacchettino di Linis Idea Ultra, questo per flussi abbondanti, comunque lo, quando un po' prima che si avvii completamente lo uso. Il ciclo lo usa chiaramente. Un'altra confezione di Fiale Science. Sto facendo un po' il video, non li sto classificando per categoria perché ho poco tempo. Io abito ora con queste luci sparaflescianti, non lo so se le devo mettere più in viso o le devo girare queste, devo vedere un po'. Allora, forse ci vorrebbe pure, no, però comunque il bianco non è che si vede tanto, il bianco del muro, boh, vabbè. Allora, Bic Sensitive Trilama con anche il cuscinetto di aloe, vitamina E, vabbè, le solite che compro, sapete, io le uso solo per la depilazione ascellare. Poi una crema lenitiva, questa qua è la Lenil, qualora è ottima qualora voi scottiate al sole oppure un leggero arrossamento oppure avete scottature di qualsiasi tipo, anche vicino al forno, vicino al fornello. Veramente è un portento, dovete applicarla in maniera generosa tutta la giornata e comunque avete avuto la scottatura, e
e dopodiché già dopo 24 ore non avete più nulla, si può dire, rimane veramente pochissimo, quindi basta un'altra piccola applicazione e il gioco è fatto. Questa qui mi sembra tra i 10 e i 15 euro comunque, ora non mi ricordo, perché comunque dura abbastanza. Io ho sempre una scorta o di questa o della Biafin in casa, perché mi trovo benissimo. Quante volte è capitato che vicino alla piastra di ghisa ci siamo scottate, vicino al forno capita, perché comunque noi siamo sempre vicino ai fornelli, si può dire, noi siamo delle guerriere, le superwoman, siamo multitasking, facciamo di tutto e di più nello stesso momento, quindi può capire qualche piccolo incidente di questo tipo. Ok, poi continuando parlando, no, un pacco di spazzolini, questo qua è un pacco da due di Colgate, dove escono anche i cappucci. Un pacco di cappucci per spazzolini, questi qua li ho presi al Despar, faticati, casa, il brand, vabbè, uno vale l'altro. Un altro pacco di Foxy Mega, un altro pacco di Cortex, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, un pacco di di dischetti struccanti, questi sono quelli grandi che ho preso dei cinesi, il marchio è Soffice, costano 1,50. Mi trovo benissimo, ancora meglio di quelli che ho sempre preso da Pilato, infatti ora devo fare proprio una scorta non indifferente di questi qua. Poi questo è il campioncino che mi è uscito nel mio haul Sephora, vi metto qui il link. Allora, questo qua è l'Aqua Source Gel di Biotherm, comunque è bastata questa piccola applicazione per capire che è un prodotto molto molto buono. Appena finirò tutta la mia roba skincare, perché comunque ho ancora tanta roba a metà da finire, e allora farò il pensiero di acquistare questa qua. È molto buona, devo dire la verità. Poi, Borotalco Invisible Fresh con antibatterico. Buono, molto buono. Poi un altro dentifricio anti-carboristeria Complete and Care. Un altro ancora. Eh sì, mi lavo spesso i denti. Mamma mia. Allora, questo è uno di quegli eyeliner, che ho acquistato su Amazon qualche tempo fa. Vi metto qui lo Shopping Beauty Amazon. Questo era il pacco da due, ora sto finendo l'altro. È buono, è un'ottima alternativa agli eyeliner più commerciali. L'unica cosa, il pro è proprio il fatto che il pacco è doppio, quindi non rimani mai senza eyeliner. L'unica pecca, se così vogliamo dirla, però comunque è perdonata perché fondamentalmente un eyeliner low cost, dopo poche applicazioni tende subito a finire l'inchiostro, quindi un po' sbiadito, si deve ricalcare molto per poter avere una linea di eyeliner decente. Però vabbè, per quello che costa è comunque molto pratico lo stampino, io lo promuovo lo stesso, assolutamente, lo ricomprerei sicuramente. Oddio, che è successo qui? Vabbè. Poi un campioncino di crema per capelli di Signs, mi trovo benissimo, veramente ottima. Già l'ho fatta vedere una volta. Allora, questo lo usavo che aveva ancora i capelli lunghi, no, sì, però non so perché sta nella busta di luglio, boh, comunque sì, è molto buono. Questo l'ho trovato non so in quale giornale, di Bottega Verde, lo shampoo Keratin e Cashmere, veramente basta una punta di prodotto e i capelli sono subito morbidi e idratati, senti proprio il velluto tra le mani quando fai il massaggio per il lavaggio, bella rima, e è un ottimo prodotto. Non ho idea di quanto possa costare la full size, lo sapere nei commenti, e comunque sono soldi ben spesi.
poi un'altra boccetta di Nivea Long Sunshine al lemongrass. Poi, sta qui la maschera di Belle. Ok, io credevo che stesse nei prodotti finiti di giugno. Boh, comunque, allora forse giugno e luglio, no? No, perché l'ho fatto il video, no, questo è di luglio, allora l'ho finito a luglio, ero convinta a giugno. Allora, questa qua ve l'ho detto, io l'ho adorata, è migliore rispetto a vaniglia, ho detto alle mandorle, è migliore rispetto a quella lì al cocco. Se dovessi ritrovare questa qui, sicuramente ne ricomprerei 3 o 4, perché veramente per il prezzo che ha, vale veramente la pena, ti lascia i capelli profumatissimi e morbidissimi. Un altro pacchettino di lamette, vabbè. Questa è la crema Biafin, che come ho detto già prima, insieme alla crema Lenil, ho sempre la scorta in casa di questa qua, proprio perché per le scottature di qualsiasi tipo è veramente ottima, anzi forse è migliore anche di Lenil, però ovviamente io a seconda di quello che trovo, quello compro. Tante volte ci sono le offerte, arrivano i Deplian della farmacia a casa, e quindi magari approfitto del prezzo vantaggioso dell'uno o dell'altra, e ho la scorta in casa, tanto comunque la scadenza è a lungo, e una volta aperto, a differenza di altre creme, il pao è di 12 mesi, quindi io le consumo e come. Allora, mascara Wycon Naughty Warrior, l'ho comprato spesso, mi è piaciuto sempre molto. Questo è un water resistant, volumizza al meglio le ciglia, e lo ricomprerò sicuramente un'altra volta, però comunque ho molti mascara da finire, quindi Wycon aspetterà un po'. Allora, questa è una delle un paio di ciglia AliExpress, una volta le ho indossate sia al matrimonio del cugino di mio marito, vi metto qui il vlog, e sia per il trucco di San Valentino, vi metto qui sempre il video di riferimento. Veramente, per quello che costano, cioè costano 40 centesimi, fa veramente una bellissima figura per un evento, sono molto naturali. Non sono quelle ciglia troppo folte, quindi non appari volgare, e veramente, a differenza di ciglia più blasonate magari che ho comprato in passato, sono ottime. Allora, questa è la lacca che usa normalmente mio marito, voi sapete che ormai usa solo questo, la Nouvelle Ellen, però come ho già detto in qualche video, lui preferisce la vecchia versione, però purtroppo è fuori commercio e la Beck nuovo è questo qui, molto buona comunque, 4,50 euro anzi. Allora, un Lactacid Fresh con acido lattico, sempre lo uso spesso, come ben sapete, anche se preferisco il chili. Poi, questa è stata una scoperta favolosa. Se vi ricordate, tra quei campioncini che mi ha portato l'amica di mamma, ho trovato questo mini Infasil 2 con la molecola 2C neutro tripla protezione. Ragazzi, non ci avrei scommesso un centesimo, invece è stata la scoperta più sensazionale che abbia mai fatto. Ragazzi, non puzzate, non puzzate nel senso che dovete prima lavarvi, chiaro, non capite male, sempre meglio dirlo, mi raccomando. Allora, questo qua veramente io l'ho provato in palestra, dove comunque fa un caldo bestiale, ovviamente dopo la doccia, o poi l'ho provato durante le giornate più afose che ha fatto nell'ultima settimana. Ragazzi, è stato il top, asciutta e pulita, tant'è che ho comprato anche la full size e l'ho trovata anche in offerta a 2 euro e rotti, perché costa un po' questo qua, però ne vale assolutamente la pena, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Ora sto finendo altri deodoranti, però però questo qua non vedo l'ora di tornarlo a usare. Poi solare Delice protezione 30, ovviamente protezione 30 perché io sono chiara
di carnagione, ma poi comunque tutti dobbiamo usare le altre protezioni. Questa è molto buona e la trovo praticissima, a parte che a differenza di altre protezioni con fattore SPF alto, è liquida, è facile da spalmare e non è veramente dura come altre protezioni, e poi è pratica perché ha lo spruzzino, l'erogatore, quindi io la amo follemente, adoro, adoro, adoro. Poi dopo sole L'Oreal Sublime Sun, questo stava sempre tra i campioncini dell'amica di mamma, ma io l'ho provato già lo scorso anno, vi metto il link qua, eppure è stato uno dei miei dopo sole preferiti. Non ho idea di quanto costi la full size e non l'ho neanche trovata quest'anno, devo dire la verità, ne è esposta in profumeria o altrove. Un altro Lactacid e l'ultimo è la crema anticellulite. Questo qua l'ho vinto in un giveaway tramite la farmacia. Non è male come prodottino, perché comunque pur essendo una misura piccolina l'ho usato un paio di volte, si assorbe facilmente, ovviamente, però per usare un prodotto del genere, per esempio un'alimentazione corretta, è sport. Ok, è tutto, spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, spero che le luci vi siano piaciute, devo imparare a gestirle meglio. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, aggiungermi sui social, Instagram, Facebook e Google Plus, i link sono qui sotto, che dire, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!